Mubarak Eid era sinonimo di felicità, di gioia, di scherzi. Era di origini baresi e sin da subito si è calato nella realtà del carnevale di Putignano. Lui amava il travestirsi da bambinello, lo rendeva orgoglioso, lo rendeva felice ed è per quello forse che non ha mai abbandonato, mai, mai, mai il personaggio del bambinello. Questo è il libro che la comunità putignanese ha voluto dedicare a mio nonno, Stefano Caldi. E sicuramente questa qui è la foto a cui tengo maggiormente. Mio nonno viveva il carnevale 365 giorni all'anno. Infatti, vestito da bambinello, si dirigeva spesso negli asili, nelle scuole. La cosa per cui la società putignanese lo ricorda sono sicuramente le sue incursioni in ospedale. Lui riusciva a far alzare il malato di turno perché il malato non voleva dargli soddisfazione di essere visto da Mubarak Eid nel letto, ben sapendo che mio nonno, l'augurio che faceva loro era questo: tanto prima o dopo a Tamurei. Fra tutte le maschere che mio nonno ha interpretato negli anni, ho deciso di interpretare quella del bambinello perché è la più famosa, è quella a cui i putignanesi vogliono più bene, e anch'io purtroppo sono arrivato ad una certa età e anch'io voglio sentirmi bambino. Il carnevale non ha età. È solo un pretesto per ritornare bambini e per scacciare, come faceva mio nonno, gli acciacchi della vita.